Senti, pronto? Controlla tutto. Walkie-talkie. Guardami le spalle. Vedi qualcosa? No. Ok. Walkie-talkie. Chi è walkie-talkie? Secondo me sono andati di là. Interveniamo subito. Buongiorno viaggiatori, siamo a Roma e questa volta per prenotare il nostro appartamento invece di utilizzare Booking o Airbnb come facciamo di solito abbiamo deciso di provare Roma Accommodation. Roma Accommodation propone appartamenti turistici in affitto nel centro di Roma e abbiamo scoperto che è anche un appartamento pensato apposta per le famiglie. Noi siamo qui, facciamo room tour. Partiamo subito dal pezzo forte, o meglio da uno dei pezzi forti secondo me di questo appartamento, la cameretta dei bimbi. Giorgia ha già preso pieno possesso della situazione. Nostra camera da letto. Quello che rende così speciale questo appartamento è tutto l'allestimento di giochi che abbiamo trovato, quindi i Lego, ma anche un sacco di libri da leggere in varie lingue, i fogli per colorare, e giochi per la Wii, e la lavagna e vari altri giochini. Al nostro arrivo abbiamo trovato un bellissimo welcome kit per Giorgia, due pacchetti di caramelle, i pennarelli, matite colorate e acquarelli, i temperini, un libro da colorare e un libro di attività, di quelle che a Giorgia piacciono tantissimo. Ma non solo, c'era anche proprio un pacchetto regalo confezionato apposta per lei, questa mascherina, il pallone gonfiabile con il mondo che per i viaggiatori è spettacolare. Questi dadi non li avevo mai visti e sono bellissimi perché devi inventare delle storie come ti dai. Non c'erano regali solo per Giorgia, ma anche per noi. Devo dire che arrivando qua ci siamo davvero sentiti a casa. Sinceramente quando ho visto la scritta benvenuta Giorgia in camera sua mi sono commossa. E per non far mancare proprio niente neanche a mamma e papà, c'è Sky e poi c'è la vasca idromassaggio. Adesso voglio cucinare e farvi vedere come si accendono queste cose. In questa casa per i bambini c'è davvero tutto, come a casa, perché c'è il seggiolone, il seggiolino da attaccare alla sedia, la vaschetta per il bagnetto, il fasciatoio, c'è il contenitore per i pannolini, c'è il passeggino e ho trovato persino dei plaid da portarsi indietro, non so, sul passeggino per coprire i bimbi. L'idea di Roma Accommodation che ci ha spiegato Elisa, che è la ragazza che ci ha accolti, è stata quella di lasciare l'albero di Natale addobbato a metà e una cesta di palline in modo che tutti quelli che alloggiano qui possano continuare ad addobbarlo. Questo appartamento è proprio in centro a Roma, a due passi da Piazza di Spagna, quindi parcheggiare qua sotto non è molto facile, è tutta striscia blu. Quindi noi vi consigliamo il parking Saba Villa Borghese, che da qua si raggiunge a piedi, è molto comodo, costa 18 euro al giorno. Mi piacerebbe davvero tanto poter trovare in giro per l'Italia e per il mondo molti più appartamenti così. Ci auguriamo quindi che questo sia il primo di una lunga serie e anche perché chi ha bambini sa bene come una situazione di questo tipo possa davvero fare la differenza in una vacanza. Abbiamo cercato di raccontarvi tutte le particolarità di questo appartamento, potete farci qualsiasi domanda o esporre i vostri dubbi nei commenti. C'era pure un bastoncino di legno che teneva il gigante ogni volta che camminava.
che si sentiva? Cosa si sentiva? Si sentiva niente. È un gigante silenzioso. E c'erano delle casette che controllava sempre il gigante. Il gigante era il gigante di tutto il mondo, controllatore di tutto il mondo.